Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, il principe dei retroscenisti, per fare un po' il punto di quello che sta per accadere per la formazione del governo. Siamo arrivati a giornate decisive dopo gli incontri di Milano, resta ancora il nodo del Premier, che non si sa chi possa essere, anche se girano parecchi nomi. Io incomincerei proprio da qui, dal piatto forte, insomma, sono girati parecchi nomi, addirittura ieri abbiamo sentito il nome di Giulio Tremonti. Ma guarda, tra ieri e oggi credo che abbiamo fatto il più grande carosello nella storia delle formazioni di un governo, perché veramente è girato di tutto, è girato tecnico, politico, politico di alto profilo, politico eletto, politico non eletto, e siamo arrivati nuovamente al tecnico, perché ieri si parlava di Giulio Tremonti e si parlava anche di Maroni. A un certo punto, almeno queste erano le voci che circolavano dentro le redazioni, e questa mattina invece è uscito fuori il nome di uno storico economista, Di Sapelli, famoso per aver partecipato molto spesso alla trasmissione La Gabbia, quindi della Cairo Editori. E, sai, siamo in un momento, diciamo, di cambiamento, e quindi i profili possono essere molteplici, e poi ognuno ha le sue idee, i suoi gusti. Ecco, sta filando tutto liscio tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Hai l'impressione che abbiano le idee chiare sul programma, su come portarlo avanti e su come sostenere, diciamo, di come mettere insieme le idee? Guarda, io ho una sensazione, ma credo, oltretutto non è una sensazione, ma è una conferma, avendolo anche scritto in passato. Alla vigilia dell'elezione dei presidenti delle due Camere, avevo riportato in un articolo una previsione, anzi una profezia di Davide Casaleggio, che parlava governo 5 Stelle Lega, con Premier concordato, e Forza Italia che poteva essere rappresentata da ministri d'area, e probabilmente mi aspetto una cosa del genere, una sorta di captatio benevolentia da parte nei confronti, diciamo, di altri pezzi del centrodestra. E quindi questo ti dà l'idea di una cosa, che questo qui era un accordo già previsto, e che probabilmente tutto quello che è avvenuto dopo, cioè quello che è stato messo in piedi sul confronto programmatico e altro, è quasi, diciamo, una sorta di corollario, neanche tanto importante, perché se c'è qualcosa che lascia un po' perplessi è proprio esattamente questo tipo di intesa dal punto di vista programmatico, perché metti due cose che non c'entrano niente, sono due filosofie, proprio, ecco, visto che parliamo di un economista, due filosofie di approccio alla società, uno è il reddito di cittadinanza, l'altro la flat tax. Quindi quello non è importante. Quello che invece è importante, e questo ti dà l'idea di voler fare assolutamente questo governo, è che da qui ad agosto questo governo dovrà fare 200-300 nomine. Cioè, nel senso, siamo in una sorta di fase da spoil system, e quindi probabilmente i due contraenti avevano in testa soprattutto questo elemento qua. Poi l'elemento programmatico e addirittura il profilo del Premier è stato lasciato fare ed è stato, diciamo, individuato sulla necessità di dover fare in ogni caso l'accordo. Per cui io la vedo in questa maniera, che poi un'operazione del genere possa portare a qualcosa, non lo so. Sicuramente creerà dei grossi problemi, non tanto ai 5 Stelle, perché di fatto quello sono un partito, e oltretutto Di Maio si sta giocando questa opportunità che forse probabilmente non si presenterà mai più nella sua vita. Ma soprattutto io credo che il problema riguarderà Salvini, perché il momento in cui lui farà un governo in cui ci sarà dentro il governo la Lega, rappresentata a tutti gli effetti, e al momento della fiducia Forza Italia voterà contro, e probabilmente si asterrà o voterà contro anche Fratelli d'Italia, lui non sarà più il leader del centrodestra. Quindi quel patrimonio che, diciamo, che aveva accumulato nelle ultime elezioni, quell'investimento viene bruciato su un'ipotesi di governo in cui lui non è neanche Premier. E questo mi lascia perplesso sulla bontà di questa strategia, proprio per gli interessi della Lega. Noi stiamo mettendo insieme, dimostrando che il nostro è un paese estremamente creativo, due esperienze completamente diverse negli altri paesi europei.
ti faccio un esempio, Le Pen in Francia e Podemos in Spagna. Solo che in Italia siamo riusciti a mettere insieme Le Pen e Podemos in un governo. Ecco, mentre c'erano tutte queste trattative, Berlusconi è stato, hanno utilizzato tutto questo termine, riabilitato. Che significato ha, diciamo, questa, tra virgolette, riabilitazione? Allora, io penso che una riabilitazione è una questione di giustizia, perché se uno si va a rileggere, ma con un atteggiamento estremamente sobrio e non di parte, quel processo, e si va a vedere le figure del presidente del Tribunale di Cassazione e del figlio, io non dico oltre, non vado oltre perché non sta a me vedere, si accorgerà che quello lì è stato un processo singolare. Tanto più se si pensa che per lo stesso reato, per la stessa fattispecie, per lo stesso fatto, esattamente qualche mese dopo, rispetto a Berlusconi, che all'epoca rispetto a Mediaset non aveva neanche, diciamo, delle cariche sociali, il presidente e il vicepresidente di Mediaset sono stati assolti. In più, se uno va a vedere la trattativa che ci fu quando ci fu la condanna, tra il presidente della Repubblica, io l'ho scritto per cui non ho nessun motivo, dato che non sono stato neanche smentito, gli avvocati di Berlusconi, la richiesta era quella: noi ti diamo la grazia, però tu ti ritiri dalla politica. Beh, tutto questo è andato via, ora è tornato in politica. Tornando in politica si pone un problema. Perché? Perché è evidente che, secondo me, nella fretta, cioè nel senso, è evidente che rispetto a una situazione di questo tipo Salvini aveva due strade: o non fare questo governo, fare un governo tecnico, andare in autunno, e probabilmente sull'impeto di questo tipo di novità il centrodestra, che è già molto alto nei sondaggi, probabilmente avrebbe raggiunto quel 40% che bastava, diciamo, per avere una maggioranza. Invece ha scelto l'altra strada. E il motivo, credo, che forse c'è anche un po' di timore, nel senso che il centrodestra in uno schema del genere potrebbe vincere, ma non è detto che i rapporti di forza all'interno del centrodestra restino lo stesso con Berlusconi in campo. Lo vedremo. Io intanto ti ringrazio, ringrazio Augusto Minzolini.